Un uomo senza onore, senza scrupoli. Come può il loro primo ministro pensare seriamente di affidargli una missione così importante per l'Inghilterra? Il nostro eminente collega, primo lord dell'ammiragliato, dimentica che questa non è la prima volta che l'Inghilterra ricorre ai servizi di qualche pirata. Se la Spagna ha veramente firmato un trattato segreto con l'Olanda, è di vitale interesse per noi prenderne visione. E se per questo scopo dovremo servirci di un pirata, la cosa non ha nessuna importanza. Sono d'accordo con il Lord Primo Ministro. Se la nave olandese che riportava l'ambasciatore segreto spagnolo è stata veramente catturata dai pirati, credo proprio che nessuno più di un pirata possa trovare il documento che ci interessa. Credetemi, ogni uomo va giudicato a seconda del luogo e del tempo in cui si trova ad agire. In questo posto e in questa circostanza, l'uomo che meglio di ogni altro potrà servire gli interessi dell'Inghilterra è Sparviero Nero. Sono piuttosto emozionati i vostri ufficiali, Don Pedro. Mai quanto me, eccellenza. E anche per voi il primo ballo, comandante? Oh, no, purtroppo. Ma lo è per mia figlia. Don Pedro? Come state, Oliviero? Passabilmente. Devo dire che l'ambiente non è male qui per essere in colonia. Detto da un gentiluomo del vostro rango, Marchese, questo complimento mi riempie di orgoglio. Eccellenza. Stanno scendendo. Avanti, cavalieri. Rendete posto per il ballo. Ballate bene, Leonora. Ma quando saremo sposati dovrete dedicare ancora molto tempo a questo studio. Alla corte di Madrid sono molto esigenti. Allora sarà meglio che io studi a lungo prima di sposarvi.
Eccellenza deve scusarla, ma Leonora è molto emozionata. Lo ero anch'io la prima volta che andai a un ballo ufficiale col mio fidanzato. Ancora non è venuto. Buonasera, capitano Herrera, avete bisogno di qualche cosa? Credo proprio di sì. Ehi. Signor capitano, il vostro mantello, prego. Ci sono tutti gli ufficiali della guarnigione. Perché proprio lui non c'è? Può essere che sia di servizio. Con il vostro permesso, eccellenza. Voglio essere lasciato in pace. Capitano Herrera, fermatevi immediatamente. Fermatelo. Che modi. Prego. Portatelo via. Era completamente ubriaco. L'avevo semplicemente invitato a controllarsi prima di entrare nel salone. Strano. È sempre stato un ottimo ufficiale. Questo non basterà a salvarlo. Abbiamo bisogno di molta disciplina qui. E gli ufficiali devono essere di esempio. In nome di Sua Eccellenza il Governatore della Nuova Spagna in America, io, Don Pedro Ortigosa, comandante del Forte Caballo in Melida, degrado il capitano Carlos Herrera, colpevole di un grave atto di insubordinazione e di indisciplina. Carlos Herrera, rendetemi la vostra spada. Perdonerò mai. Non sono stato abbastanza punito. Voi non avete mancato solo al regolamento militare. Io avevo riposto in voi tutto il mio amore. Ero disposta anche a rifiutare il matrimonio che mio padre mi aveva predisposto. Non vi avvicinate, vi odio. Qualcosa mi dice che non è vero. Altrimenti non sareste venuta fin qui per dirmelo. Aspettate, Leonora. Ora siete sinceramente sconvolta. Ma il tempo cambierà molte cose. Ehi, tu! Vieni con me. Arrivederci, Leonora. Ho avuto ordine di condurti qui. Ben arrivato, capitano. Permettetemi, capitano Herrera, di esprimervi tutta la mia ammirazione per il vostro senso del dovere e per la vostra forza d'animo. Voi già conoscete Don Antonio Alvarez de Fontejuna, inviato speciale di Sua Maestà Re Filippo. Abbiamo già avuto questo onore, ma sono lieto comunque di poterlo rinnovare. Confesso che non avrei mai pensato che avrei dovuto farmi degradare per vedermi così apprezzato dai miei superiori. Rassicuratevi, amico mio. Sono certo che avrete occasione di fare molte altre cose. Credo che il capitano sia ansioso di conoscere qualcosa di più sui motivi che ci hanno costretto a inscenare una così singolare e penosa commedia. Questa mattina non avrei sofferto di più se fossi stato al vostro posto, capitano.
Se questo può esservi di conforto, Capitano Herrera, sappiate che Sua Maestà Re Filippo si è benignamente degnato di firmare un brevetto di colonnello che vi verrà consegnato al vostro ritorno. Sono grato a Sua Maestà, signor Alvarez. Che cosa dovrò fare per guadagnarlo? Dimenticare il vostro passato di ufficiale spagnolo e di gentiluomo. Vivere in mezzo ai pirati, mescolarvi ai loro ricettatori, conquistarvi la confidenza delle donne che frequentano, vivere nelle bettole e nelle case di malaffare. E questo, fino a quando non avrete saputo di chi è in possesso e dove si trova, una nave che è stata catturata dai pirati alcune settimane fa al largo di Giamaica. Si tratta del Santa Maria, un brigantino a tre albori, patente bandiera olandese. Su quella nave era imbarcato un ambasciatore di ritorno da una missione segreta. Quel nostro ambasciatore recava con sé un documento di straordinaria importanza. Comincio a capire, eccellenza. Noi dobbiamo ritrovare quel documento, capitano, e subito. Se la sua esistenza è conosciuta in Inghilterra, avrete di fronte a voi non soltanto i pirati, ma anche gli inglesi. Una prospettiva allettante. In questa impresa non sarete solo, rassicuratevi. Abbiamo pensato di affiancarvi un uomo che conosce a perfezione tutta la zona e che ha combattuto ai miei ordini. È il sergente Rodriguez. Vi aspetta domani alle rovine del Tempio degli Incas, al centro della foresta di Tonquelo. Una domanda, colonnello. Se riuscirò a incontrare l'ambasciatore, come potrò farmi riconoscere? L'ambasciatore è Don Juan Azorín. Don Juan. Sono le 11 e tutto va bene. Rodriguez! Sergente Rodriguez! Rodriguez! Sergente Rodriguez! Buongiorno, capitano. Chi sei? Sergente Antonio Rodriguez, agli ordini. Ma non dovevi essere qui da ieri? Sì, dovevo arrivare, ma il cavallo ha perso un ferro e ho dovuto risparmiarlo fino a Tonque. Perché ti sei messo a dormire senza svegliarmi? Dormivate così bene, capitano. E anch'io avevo gli occhi pesanti. Posso? Cosa? Ah, certo, stai comodo. Lo sai quello che ci aspetta? Il comandante mi ha parlato bene di te, ma l'impresa è molto dura. Ah, sì, anche a me il comandante ha parlato bene di voi. Se non ha esagerato, ce la faremo. Speriamo. Dovremo stare attenti a non farci identificare. Primo, non chiamarmi più capitano. Sì, capitano. Secondo, liberati di quanto potrebbe tradirti. Oh, niente, tutti articoli senza importanza. E questo? Il colonnello mi ha detto che tu conosci bene la zona. Come nessun altro. Allora questa non serve. Scusate, capitano, non sarebbe bene conservarla. Se dovessimo incontrare l'ambasciatore, potrebbe servirci per farci riconoscere. L'ambasciatore era amico di mio padre e lo conosco da molti anni. Oh, non lo sapevo. Questo rende la situazione molto diversa. Speriamo che lo zoccolo tenga fino a Puertobello. Ci sei già stato? Sì, due volte. Un posto un po' mosso, ma abbastanza simpatico. Se ne vedono di tutti i colori. È lì che i pirati convogliano tutte le loro ruberie per venderle ai mercanti. Oppure cambiarle con altro bottino. Potrebbe esserci anche la Santa Maria a Puertobello? È improbabile, ma
In ogni modo, un tre alberi non può nascondersi troppo a lungo. Mettiamoci in marcia. Quanto credi che ci vorrà? Ah, beh, andando piano, 4 giorni. 3 giorni di buon passo. Di buon passo, allora. Facciamo bene i cavalli qui. D'accordo. Io vado a dare un'occhiata in giro. Proprio terrorizzati. Questa zona è infestata da briganti, ma queste erano delle femminucce. Appena hanno visto due tipi energici come noi, hanno tagliato la corda. A me non sono sembrati né femminucce né briganti, ma dei pirati. Pirati? Ma trovare dei pirati a tante miglia dal mare non è certo cosa di tutti i giorni. Questa è la taverna che cercavamo. Certo che non potevamo trovare un tempo migliore. Vediamo che cosa sei capace di fare per questa notte. Oh, anch'io sonno, capitano. Vado all'abordaggio. Violetta! Che Dio ti benedica! In questi ultimi anni sei diventata una donna che ne vale due! Non vi conosco! Non vi ho mai visto, né voi né il vostro amico! Cara Violetta, io ti conoscevo quando eri una bella bambina, ma non bella come adesso! Che cosa volete? Niente, vogliamo soltanto un rifugio e una stanza per dormire. Non ci sono stanze libere. Non andare! Guarda, possiamo pagare. E siamo ben forniti. E questo è un anticipo. Buono. Avanti, entrate su. Ma non ci sono stanze, eh? Via. Ho quasi finito di mettere tutto in ordine. Largo, largo! Tutte le notti fate questo? No, soltanto una volta all'anno, per fortuna. Ma da dove venite? Dalla luna? Domani è il giorno di Sant'Antonio. Ma allora voi non siete mercanti, perché il giorno di Sant'Antonio vengono da tutte le parti. Chi siete? Siamo in viaggio. Il mio amico ha avuto un contrasto con la gendarmeria portoghese. No. Oh, no, no, prego. È un bell'uomo. Ha un'aria romantica. Su, bell'uomo, finisci di asciugare i bicchieri. Abbiamo 2 stanze, a patto che le lasciamo libere domattina. L'abbordaggio è riuscito. Attento a non arenarti, eh? Rodriguez!
cosa succede, capitano? Barbiero nero. Era lui. Per tutti i diavoli. Ma ne siete certo? Ha tentato di mettere le mani nella mia borsa. Era meglio se dormivo con voi questa notte. Barbiero nero. Curioso. A quest'ora dovrebbe trovarsi a 1000 miglia da qua. Ma che poteva volere da voi quel pirata? Capitano. Sarebbe stato inutile rovistare nel mio bagaglio. Tutto quello che ci serve per l'impresa l'ho nella mia testa. Posso darti al massimo 2000 scudi. Ma io ci ho rimesso 3 uomini con quei maledetti. E non so che cosa farci con quelle tele. Ma sono dipinte. Cacao, è questa la merce che ci vuole oggi. Ma come faccio a sapere cosa c'è dentro le schive delle merce? Che vuoi che ti dica? Allora io rimasi nascosto nella boscaglia, senza fiatare. Vidi tutto. L'olonese si faceva largo con la sciabola, ma erano tanti. Lo afferravano, lo legarono all'albero e a furia di morsi cominciarono a strappargli la carne. Ed erano indios bravos. So benissimo che le armi da fuoco valgono più delle sciabole, ma i miei uomini, al comando di aprire il fuoco, si ammazzerebbero a vicenda. Tu li devi istruire. Guarda chi entra. Morgan in persona. Oh, benvenuto. Da quando ha saccheggiato Maracaibo non si contenta più di farsi chiamare capitano. Si fa chiamare ammiraglio. Accomodatevi, ammiraglio, prego, prego. Per di qua. Levatevi di mezzo voi. Sedete, prego. Proviamo con quello. Amico. Senti, hai mai sentito parlare di una nave olandese in questi ultimi tempi? Hai sentito parlare di navi? Bevi, bevi. Che nave cerchi? Beh, si chiamava Santa Maria. Mai sentita. Senti, Violetta. Eh? Chi tra questi mercanti commercia in vernici? Vernici? Quello. Grazie. La mia nave ha bisogno di riparazioni e di una bella mano di colore. Tutta la vernice che avevo l'ho finita. Posso portarmene tra 2 o 3 mesi. E chi l'ha comprata? Quello laggiù, l'aiutante di Calico Jack. È piede di gatto. L'hai detto. Nessun altro ha comprato vernice? No, e comunque non avrebbe potuto farlo, l'ha presa tutta lui. Grazie. Bene, siamo su una buona pista. Chi ha preso la Santa Maria pensa a camuffarla, è piuttosto grossa. Complimenti, capitano. Chi è tra questi Calico Jack? Ah, no, 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 c'è, lui sta sempre nella sua isola. È un uomo che si dà un sacco di arie. Sentiamo che dice Piede di Gatto. Allora, ragazzi, niente bottino, niente soldi. Questa è la nostra regola. Ah. Sembra che l'aiutante di Calico Jack cerchi uomini. Questa è la prova che hanno una nave in più. Giusto, capitano. Sporcatevi le mani, capitano. Tangil poi a fa pien. Mi sta giù l'uomo, ma. Dove hai imparato il cinese? L'ho imparato una volta che sono stato mandato in missione a Shanghai. Tangil di te. Dice che si chiama Chang Li. Calico Jack, ta zao ren, ya zu ta da chuan.
Dice che Calico Jack cerca uomini. Domandagli se sa qualcosa di Sparviero Nero. Nisa Moto Potsdam. Digli che non s'azzardi più a toccarci. Tanshitie, Kezuta! Ho l'impressione che dovremo farci arruolare da Calico Jack. Trasformarci in pirati? Questa sì che è bella. Che altro sistema abbiamo per raggiungere la nave? Non sarà facile. Ogni pirata degno di questo nome sottopone i nuovi arrivati a delle prove. Voi ve la sentireste, capitano? Tu che ne pensi? Sono pronto a tutto, per il bene della patria. Innanzitutto bisogna diventare amici di Calico Jack. Ho un sistema infallibile. Brindo al più grande di tutti i pirati. Calico Jack. Cosa vuoi sapere, tu miserabile verme? Morgan è il più grande, di tutti. Mai sentito nominare. Neanche io, dalle mie parti, ho mai sentito nominare questo Morgan. Venite, mia cara. E scusatemi se vi ho portato in un luogo simile. Pira! Non mi andate via, ammiraglio. Sono di finte. Ma sono te. Ma sono di finte. Si stanno battendo per noi. Aiutatemi. Bravo, così, dai! Forza, forza! Grazie, eh? Grazie a voi! Grazie, Grazie di avermi dato l'occasione per una lisciata di pelo a quelli di Morgan. Ma voi siete nuovi di qui. Siamo arrivati stamattina. E già avete provocato una guerra interna fra gli uomini della filibusta. Beh, vi conviene partire presto, allora. Veramente avevamo pensato di fermarci per un po'. Sì. Eravamo alla ricerca di un imbarco e forse posso aiutarvi. Per la perdita del braccio sinistro l'indennizzo è 200 scudi. Per la perdita del braccio destro 300 scudi. Per la perdita di un dito o di un orecchio 100 scudi soltanto. Per la perdita di un piede o di una gamba 400 scudi. Per un occhio 150 scudi. E per tutti e due? 600 scudi. La vernice pesa più del Roma, accidenti. Secondo la regola della fratellanza, bisogna avere un compagno dal quale non ci si deve separare mai. Io già ce l'ho. Tu accetti di diventare suo compagno? Accetto. Se uno muore, l'altro eredita tutti gli averi, paga i debiti e lo vendica. Va bene. Va bene. Va bene. Se due pirati uniti dalla legge di fratellanza vedono insieme una donna, non devono litigare, ma giocarsela a testa e croce, d'accordo? D'accordo. 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 Comunque, non ritenetevi ancora arruolati. Calico Jack deciderà. Pagatemi il viaggio. Se Calico Jack vi vorrà tenere, vi restituirò i soldi. Domattina arriveremo all'isola, fuori i soldi del viaggio. Uno
Uno scudo in meno, abbiamo mangiato poco. Mangerete se Calico Jack vi prenderà. Ecco l'isola. Sì, ma non vedo nessuna nave. Sarà a riparo in qualche insenatura. Chissà se l'ambasciatore di cui mi avete parlato è ancora vivo. In genere Calico Jack non può soffrire i nobili. Forse non ha scoperto chi è veramente. Quasi certamente sì. Piede di Gatto, prima della partenza, si è informato di tante cose. Chi te l'ha detto? Violetta. Ehi, marmotte, credete di essere in villeggiatura? Agli ormeggi! Se vedo un'altra volta ormeggiare a quel modo, ne afferro qualcuno e lo strangolo con queste mani. Quante volte ho detto che bisogna ammainare tutte le vele prima di lanciare i cavi per l'ormeggio? I migliori marinai li abbiamo persi a Panama, te ne ricordi, Calico? Sì, sì. Hai portato degli uomini con te? Sì. Marinai? Beh, qualcuno lo è. Hai saputo qualcosa del prigioniero? Certo, non è un esploratore. Lo avevo sospettato. Si chiama Don Juan Azorín, è un nobile senz'altro. Un nobile? Perché faceva da queste parti su una nave olandese? Non si sa, forse è un viaggio di piacere. Cosicché tu mi hai mentito, tu sei Don Juan... Come si dice? Azorín. Nobile schifoso spagnolo. Che importanza ha ciò che sono? Tu mi hai giocato, mi hai raccontato che eri uno che vuole disegnare carte geografiche. Non ho mentito. Va bene, sono stufo di darti da mangiare a sbaffo. Ti trasferisco, ti porto in un posto dove potrai vedere tutta l'isola, così potrai disegnarla. Un posto comodo, molto in alto. Nobile spagnolo, così non potrai dire all'altro mondo che io non abbia soddisfatto i tuoi desideri. È lui l'ambasciatore. È lui. Viva la Spagna! I documenti sono qui, nell'isola. Teniamo bene a mente quel disegno. Oh, diavolo. Come posso pensare di fare di voi dei pirati? Io sono stato 3 anni con l'olonese, Capitan Jack. La prima cosa che dovrete imparare è di non parlare fino a che io non me ne darò il permesso. Non mi piacciono troppo le facce gialle. Calico Jack. Thank you.
Tu chi sei? Mi chiamo Maspes, capitano. Antonio Maspes. Che cosa facevi prima di venire qui? Sono portoghese. Avevo una tenuta e una piccola eredità. Ma mi piace giocare. Soprattutto mi piace vincere quando gioco. Ci fu una certa faccenda a Lisbona e dovetti venirmene in colonia. E poi ci fu un'altra faccenda. E tu come ti chiami? Posso dirvi il nome che più mi piace, Capitan Jack. Che ne ho cambiati molti, ma a nessuno sono particolarmente affezionato. Non credo che vi terrò. Ma voglio darvi almeno una possibilità. Vediamo un po' che uomini siete. So che non è facile vedersi arrivare coltelli dalla parte della lama. Infatti. Mi siete veramente simpatici. Vi concederò allora l'onore di battervi con me. Ragazzi, prendete tempo e fatevi le vostre preghiere. Le cose si mettono male per voi. Il capo ha la forza di un toro. E vi farà impiccare se vi mette a terra, perché non avete superato la prova. Potremmo vincere noi. Sarebbe peggio. Vi farebbe squartare perché lo avete umiliato davanti a noi. Non c'è proprio niente da fare. Tu, senza capelli. Fa vedere se hai tanti muscoli quanti sono i tuoi nomi. Battuto. Veramente no, mi sono arreso. Non avresti mai potuto battere me. Questo no, ma sei stato un buon avversario. Qua la mano. Mi sembra che l'altro sia più duro. Io non lo credo. Ah!
Queste non sono braccia da giocatore di professione. E non sei portoghese. Tu sei il capitano Carlos Herrera dell'esercito spagnolo. Tu credi che siamo dei bambini e che prendiamo tutte le chiacchiere per oro colato? So che ti sei ubriacato, che hai picchiato un superiore e che sei stato cacciato dall'esercito. Su, forza. Sai quello che vorrei farvi? Cavarvi gli occhi, tagliarvi la lingua, infine impiccarvi, ma non posso perdere due uomini in gamba come voi. Perciò vi arruolo. No, muovetevi, figli di cani! Raggruppate i barili delle vernici qui. Voi due, a bordo. Voi altri, su alle riparazioni. Ho visto la pianta della nave prima di partire. Il posto della cassaforte, eccolo. Ah, accidenti. L'hanno portata via. Ehi, tu. Mi chiamo Sancho. Spagnolo? Certamente, mi chiamo Sancho. Anche noi abbiamo aperto gli occhi sulla bella terra di Spagna. Io conto anche di andarceli a chiudere. Questo punto deve essere tappato. Chi ce lo dà il legno? Piede di gatto. Che colpo. Se capitava più in basso, la nave era perduta. E la cassaforte, dove è andata a finire? Qui va a finire tutto nelle mani di Calico Jack. Ah. La sua caverna è piena come un uovo. Calico Jack disprezza i mercanti, vende per conto suo. E se non vende, regala. Regala? Alle sue donne. Io sono stato uno dei primi a entrare in questa cabina. Com'era bella, illuminata da un bel candelabro. C'era una cassa foderata in velluto con le borchie d'oro, un tavolo scolpito e tante armi, tutte di pregio. E la cassaforte, naturalmente. E lui ha regalato tutto alle donne. Tutto no. Però la cassa con quello che c'era dentro ha preso la strada di una tenda. E chi c'è dentro la tenda? Indovinate. Tutte le tue moine, devo pensare adesso. Ehi, hey. No, torna domani. Grazie. Cosa fai nella mia tenda? Perdonami, Yvette, se ho osato venire qui, ma non faccio che pensare alle tue braccia, alla tua bocca, ai tuoi occhi. Faresti bene a pensare ai tuoi di occhi. Sono sicura che Calico Jack te li brucerà quando gli dirò quello che hai osato. Quanto sei bella, bella. Va
volta non te la passerai liscia. Non ti immischiare, piede di gatto. Per conto mio non avrò i riguardi che ho avuto per Calico Jack. Portiamolo dal capo. Calico Jack! Crede di essere un conquistatore. Con quella testa calva e quell'aria di sudicio leccapiedi. No, caro mio! Tu non sei il tipo che piace alle donne, non ti illudere. No, così, le donne, sai com'è. Cosa vuoi raccontarmi? Le tue avventure? Tu le donne le puoi prendere soltanto legate, se no nessuno ci può stare con te. No, tu forse. Io. Cosa dici? Non so, parlavo di me. Dicevo che le donne mi cascano tutte come frutta matura. va bene. Voglio che tutte le donne ti vedano. Vediamo chi si innamora di te. Che hai fatto? Nulla ho fatto, ho guardato una donna. Dov'era? Nella sua tenda. Che hai fatto? Di' la verità. Nulla, anche se l'avessi voluto, non me ne hanno dato il tempo. Ci penso io. Grazie. Dove vai? Da Calico Jack. Per Rodriguez? Certo. Calico Jack oggi non è in vena. Se fossi in te io non ci andrei. E io ci vado. Non c'è ragione che tenga Rodriguez lassù. Stai attento. Ci riuscirò. Carlos! Sei un testone! Non dovevi intervenire! Andiamo! Capitan Jack vuole vederti. Ehi! Figli di cani! E a me non mi slegate! Ehi! Parlo con voi! Sono stufo di stare quassù! Carlos! Ricordati di me! Sta tranquillo. In ogni modo, Calico Jack, noi avremo... Basta con le chiacchiere. Vi ho dato 10 giorni per riparare il Santa Maria. Quanti ne sono passati? Non interrompetemi! E ancora i lavori non sono finiti. Perché? Il perché ve lo dico io. Perché non siete dei marinai, voi siete pescatori. Ma... Zitti voi! Qualsiasi altro capo vi avrebbe impiccati. Ma io sono generoso. Vi farò dare soltanto 50 frustate. Non ringraziatemi. E sparite dalla mia vista. Andate via. Vieni avanti tu. Ti ho fatto liberare e adesso ti farò portare da bere e mangiare. Quando avrai finito andrai subito alla Santa Maria. Ho bisogno di quella nave. E presto. Tu
sei pratico, dovrei dire quello che si deve fare e poi ci penserò io a fare lavorare quei maledetti furfanti, eh? Yvette, prepara per lui qualcosa da mangiare. No. Che? Perché no? Non hai fame? No. Se tu vuoi che io vada alla Santa Maria, devi accettare una mia condizione. Come tu detti condizione a me? A me, tu verme, osi dire il tuo capitano, a Calico Jack che non accetti i suoi ordini? Ma io ti faccio accecare, impiccare, squartare. Quale condizione? Che liberiate anche Rodriguez e subito. Inutile, mai, mai tu sarai un buon pirata. Tu sei solo un gentiluomo. Sta tranquilla, mamma. Appena arrivo dagli zii ti manderò subito mie notizie. Dovermi separare da mia figlia, che ci succederà? Non sta succedendo niente. Ines va a Madrid per un po' di tempo, ecco tutto. E se dovremo entrare in guerra con l'Inghilterra, tu la raggiungerai. La mia cara figliola, non sono affatto tranquillo a saperti in mare per tanto tempo e poi a Madrid sola. Avrei preferito averti qui con me, ti avrei ben protetto. Lo so bene, papà, ma non ti devi preoccupare. Raggiungerò Oliviero che avrà cura di me. Dubito molto che Oliviero possa avere cura di qualcuno che non sia se stesso. Appena avuto notizia di una possibile guerra, è stato il primo a partire per la Spagna. Per mettersi a disposizione di Sua Maestà. No. Un vero uomo servirebbe Sua Maestà in battaglia e non a corte. Ma è un grande di Spagna ed è un buon partito. Lo sposerò, papà. Leonora. Che cos'hai? Leonora. Che? Sono lacrime. E per un vecchio padre. Perdonami, papà. Non sono stata una buona figlia. Mi sono innamorata di un altro uomo. Di un ufficiale. Ed ero pronta a ribellarmi a te per sposarlo. Fino a che... Calmati, Leonora. Io non sapevo. Non immaginavo. Ma se tu ami un altro uomo... ed egli è degno di te. Inutile, papà. Chi è questo ufficiale? Il capitano Herrera. Su presto, ragazze. Mi raccomando, disciplina. Dobbiamo tenere alto il nome del nostro collegio. Mia cara Leonora, purtroppo è arrivato il momento di separarci. Sì, ed è la prima volta che questo succede. Senti, Leonora, da quando io sono rimasto solo ad aver cura di te, ho cercato di essere un buon padre, ma non sempre ci sono riuscito. Ma che dici? Sei stato un padre amoroso e comprensivo. Me lo auguro, ma adesso tu devi rispondere a una mia domanda e devi essere sincera. Senti, nella tua decisione di sposare Oliviero, dopo essere stata innamorata del capitano Herrera, c'entra quello che successe dal governatore? Oh, cara, lo immaginavo. E adesso ascoltami bene. Forse mancherò al mio dovere di ufficiale, ma il mio dovere di padre mi impone di non sacrificarti. Io ti avevo scelto Oliviero, ma non ho assolutamente intenzione di importarlo. Se tu sei innamorata di Carlos, ebbene,
Aspettalo con fiducia. Tutto quello che ha fatto gli era stato ordinato da Sua Maestà in persona, che gli ha affidato una missione per la quale occorrevano precedenti disonorevoli. Non posso dirti altro, solo che è un uomo d'onore ed è un vero soldato. Viaggiano lungo la corrente calda, vogliono fare presto. Tra poco vedremo una macchia bianca e non sarà un fantasma, ma le vele della nave spagnola. Rompe tutti! Sono riuscito a sapere che la nave spagnola ha un carico importante ma misterioso. Ho una grossa curiosità. Ma tu come sai del carico? Quando tu saprai queste cose potrai prendere il mio posto. A te! Vieni. Prendi. Spegnete le luci. Tutti ai vostri posti! È inutile spegnere le luci quando si viaggia con le vele bianche. Hai ragione. Calico Jack non è Sparviero Nero. Sparviero Nero come fa? Tinge le vele di nero, il maledetto. Quando lo si vede è già troppo tardi. Eccolo, è lei! Pronti ai cannoni! Aspettiamo che ci vedano. Guarda laggiù. Una nave! Nave a bordo! Fuoco! Ha dato l'ordine di fuoco troppo presto. Calma, ragazze! Calma! Non gridate! Nessuna paura! Per ora rimanete nella stiva! Il bagaglio! Non ha importanza per ora! E non piangete, ragazze! Siamo qui per difendervi! Non gridate! I pirati non devono udire voci di donne! Ognuno al suo posto! Calma, ragazze! Mi raccomando, non gridate! Calico Jack vince, bisogna distruggere la nave. Cosa dici, capitano? Non dobbiamo lasciarla in mano ai pirati. Ma è un rischio inutile. Tu va alla Santa Barbara e cerca la miccia. Io mi dirigo alla stiva. Sì. E questo sarebbe il carico? Che ne dici? Ti piace il bottino? Sei un uomo fortunato, Calico Jack. Fa fermare i tuoi uomini. Perché? Perché hai un tesoro nelle tue mani. Fermi! Chi vi ha dato l'ordine di portarle via? Via! Lasciatele stare! Via! 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 Io sono il capitano! Sono io che decido! Secondo te in che consiste la fortuna? Queste ragazze appartengono alle più ricche famiglie spagnole. Se avessimo trovato oro, argento e gioielli, il valore del bottino lo avrebbero deciso gli spagnoli.
Ora invece sei tu che lo decidi. Cosa intendi? Puoi chiedere agli spagnoli quello che vuoi. Per la libertà di queste ragazze puoi fare qualsiasi prezzo. In oro. Già, come sei furbo. Senza nessun altro rischio, per te arriverà qui tutto l'oro che vorrai. Già. Quanto tempo credi ci impiegheranno a inviarci l'oro? Faranno molto presto. Tutte le madri piagnucoleranno dal governatore per riavere le loro figlie. Ma tu devi garantire di rispedirle intatte. Giusto, la merce non usata vale di più. Va bene, nessuno le tocchi. Trasbordiamo. La nave spagnola a rimorchio. Avanti! Uscite! Prima che io cambi idea. Beh, è stato meglio così. Erano tutti bocconcini magri. Tutto fatto, capitano. Tra pochi minuti. Bene. C'è sempre qualche spagnolo che crea il paradiso. Dopo che avremo nelle nostre mani l'oro, questi bocconcini me li voglio gustare tutti. Non toccatele! Ma sono cappelli! Se vi preme che non vi faccia un buco nella pancia! Avanti! Via! Avanti! Io non resisto. Ma tu come puoi parlare ancora a quello là? Dopo essersi mischiato in mezzo a questa gentaglia. Ma cosa vuoi che faccia? Dopotutto potrebbe esserci d'aiuto. È sempre uno spagnolo, un amico. Procuratemi un coltello. Perché? Mi uccido piuttosto che... Chissà se i pirati sono poi così cattivi. Zitta. Statevi bene a sentire. Chiunque si azzarderà a toccare queste ragazze anche con un solo dito o darà fastidio in qualsiasi modo, verrà appeso per i piedi. Però quando avete preso me, non avete avuto tanta delicatezza. Tu eri una lavandaia. Queste damigelle valgono tant'oro quanto pesano. E noi quest'oro ce lo faremo dare dalle loro famiglie. Però... non bisogna guastarle. Questi sono gli ordini di Calico Jack. E io baderò bene a farli rispettare. E adesso andatevene via. Via! Adesso a noi, damigelle. Qui siamo in un'isola. Perciò è inutile qualsiasi tentativo di fuga. Qui potrete muovervi a vostro piacimento. I miei uomini hanno ordine di non toccarvi. Ma sta a voi non provocarli andando in giro da sole. Sappiate badare a voi. È tutto. Vi farò dare delle capanne per tutte. Ma dovrete lavorare anche voi. Dovrete guadagnarvi il pane che vi daremo. Faremo quello che ci ordinerete. Parole sagge. Chi sei? La figlia di Don Pedro Mendoza. Ah, bene, bene. La signorita vuole avere la cortesia di darmi quel ciondolo?
Ma... Non discuta, per cortesia. Pregevole. Veramente. Ragazze, andiamo. Ora non posso spiegarti perché sono qui, ma fidati di me, ti proteggerò a costo della mia vita. Attenta. Non hai niente da spiegarmi. Papà mi ha detto che stai eseguendo una missione. Ti ha detto? Gli ho confessato i miei sentimenti e poiché stavo partendo per la Spagna, ha voluto sapessi invece quanto sono contenta che ci abbiano rapito. E insomma, se fossi andata in Spagna sarebbero passati chissà quanti anni prima che ci potessimo ritrovare. Adesso invece, tutto quello che potrà succedere ci troverà insieme, uniti. Cara la mia piccola Leonora, quando ci siamo detti addio a Merida, ho giurato di tornare vivo per riconquistarti. E adesso ho mille motivi di più per riuscirci. Carlos! Mi cercano, va. Il capo vuole parlarti. Andiamo. Ah, giusto te, Carlos. Sto scrivendo al governatore di Melide per il riscatto delle ragazze, ma le penne non scrivono. È proprio seccante, capitano. Già. Provaci tu. Prendi. E siedi qui. Ecco cosa devi scrivere. Governatore di Melide. Ho preso le tue ragazze, ma sta tranquillo che ho dato ordine agli uomini che li impicco se le toccano. Ma tu devi mandarmi una borsa d'oro per ogni ragazza che vuoi indietro. Che succede? Non sai scrivere? No, stavo pensando che si dovrebbe chiamare il governatore eccellenza ed essere meno confidenziale. Ma come? Io do del tuo a Morgan? È forse di più il governatore? No, naturalmente. Ma è per far vedere al governatore che Calico Jack conosce le buone usanze. Ah, certo, sì, va bene. Io ti ho detto quello che bisogna dire. Pensaci tu a metterlo come si usa. Sancho! Mi hai portato cos'è? Sì, lo faccio entrare? Sì. E sbrigati! Domani vai a Portobello. Prendi un cavallo e arrivi a Melida. Lì cercherai del governatore e gli fai vedere questo, che è della figlia del comandante della guarnigione. E gli dai una lettera. Aspetta lì finché non ti danno le borse d'oro. E digli che le ragazze le potranno andare a prendere a Portobello 2 giorni dopo il tuo ritorno. Con 10-12 soldati al massimo. È tutto. Capitano, io non ho un cavallo. Beh, lo prenderai a Portobello. Capitano, io non ho denaro. Ma io non ho detto di comprarlo, ho detto di prenderlo. Ma se mi acchiappano, chi va dal governatore? Già. È la prima volta che compro della roba. Bene, ho finito. Se volete firmare. Jack? Oh, no. In Spagna un uomo delle vostre condizioni e del vostro ingegno sarebbe almeno primo ammiraglio. Già. Bravissimo, hai ragione. Pensaci tu, Primo ammiraglio Jack. Thank you.
Signori, il capitano Carlos Herrera è lì. Sotto la sua firma, un messaggio cifrato nel nostro codice. Ecco, la nave è nell'isola. L'ambasciatore è stato ucciso dai pirati. Le ragazze sono tutte incolumi. Il capitano Herrera chiede al più presto la flotta al largo e l'intervento sull'isola. Questo è un problema strategico che esamineremo. Dice altro? No, nient'altro. Un'azione in forza della flotta sull'isola potrebbe scoraggiare i pirati per un po' di tempo. Sua Maestà non vuole che la flotta sia impegnata contro i pirati. Desidera il massimo numero di naviglio in efficienza nell'eventualità di un nuovo conflitto con l'Inghilterra. Ma governatore, i pirati ci hanno arrecato più danni degli inglesi. Ascoltate. Io penso che si possa intervenire sull'isola senza esporre la flotta. Rifocillate il pirata che ha portato questo messaggio e poi conducetelo alla mia presenza. Sei un gentiluomo, Calico Jack. Non ti conoscevo abbastanza. Già. Stammi a sentire, a quest'ora José dovrebbe essere tornato con loro. Perché non lo è? Non è in ritardo. Avrà trovato il cattivo tempo. Ma io non ho più voglia di aspettare. Calico Jack, tieni conto che dovranno accordarsi. Forse discutono se soltanto le famiglie colpite oppure tutta la colonia deve contribuire al riscatto che hai chiesto. Tu mi conosci bene, a me non piacciono affatto le chiacchiere. Ma io non posso assolutamente tenere a freno i miei uomini per tanto tempo. Tu non sei un pirata come gli altri. Tu puoi anche aspettare. Ah. Certo, le ragazze sono ancora impaurite e nervose. Invitale qui. Ognuna di esse, tornando a casa, potrà dire che gentiluomo è Calico Jack. Sì, ma a che cosa serve? Non ricordi che Drake è stato fatto lord dalla regina d'Inghilterra? Già, mi piace l'idea, sì. Voglio dare una vera festa. Ibet! Trasformare questo buco in un salone illuminato a giorno. Guarda. Non l'ho venduto perché mi piaceva, era sulla nave olandese. Ibet! 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 Eccomi. Ivet, io voglio dare una grande festa. Porta tutte le stoffe e gli oggetti che hai. È per me la mia giacca nuova, hai capito? Sì. Vai. Inviterò anche una quindicina di uomini, non ti pare? No, io penso che non sia necessario. Perché no? Io voglio che tutti diventino gentiluomini come me. Ciao, avanti ragazze, prendete quello che volete. Si vive una volta sola. Tieni. Pensaci tu, Ivet. Tu sei più pratica di queste cose. Scusate, scusate. Levatevi i cappelli. Gli uomini di Morgan sono tutti gentiluomini, capito? Bisogna agire stanotte mentre Calico Jack dorme. E poi? Togliere i documenti e portarli in luogo sicuro. No, grazie. Perché no? L'ho ucciso con le mie mani. Come volete.
po' di musica. Avanti, qualche ragazza sa cantare? Su, ragazze, cantiamo il coro che avevamo preparato per la madre superiora. Un momento. Gentiluomini, avanti. Avanti, brutti musi! Fermi! Non così, maiali, bestioni! Dovete essere gentiluomini! Ognuna di queste donzelle è come una regina. Avete capito? Carlos! Per favore, fai vedere come debbono fare. So dove sono i documenti. Allora? Stanotte li porto al sicuro dopo che ti avrò riaccompagnata. Calico Jack dormirà. È tornato il pirata del messaggio? No, ma abbiamo tempo. Buona guardia, Carlos. Carlos. Scusate, capitano, ma è l'ora. Aspettami nella tua capanna, ti raggiungo fra un quarto d'ora. Ai vostri ordini, capitano. Se quell'uomo riferisce al capo di averci visti insieme, tu corri pericolo. E poi perché ti ha chiamato capitano? Sta tranquilla, è mio amico. Come ti puoi fidare di un pirata? Non è un pirata. È un soldato in missione come me, per ordine del governatore. Tu non lo conosci perché non è mai stato a Merida. Era in un'altra guarnigione. È stato al servizio di tuo padre. Si chiama Antonio Rodriguez. Ma io conosco Antonio Rodriguez. Non è quello. Che cosa dici? È così, te l'assicuro. Quell'uomo non è il sergente Antonio Rodriguez. Scusami, Eleonora, devo andare. Dammeli. Ma vuoi rovinare tutto? Ascolta, prima devi ascoltarmi. C'è un premio favoloso per chi riporta quel documento. Io sono disposto a dividerlo a metà. E tu potresti portar via anche la tua signorita. Andiamo via in silenzio prima di compromettere tutto. E a chi bisognerebbe portarlo? Ma che importa questo? È una follia metterti contro di me. Tu hai ucciso il sergente Rodriguez, hai preso il suo posto e pagherai per questo. Ho fatto anche di meglio. Quei briganti che ci assalirono erano i miei uomini. Ed io ti ho salvato la vita soltanto perché mi hai detto che eri amico dell'ambasciatore. Lo sai con chi stai combattendo? Sparviero Nero! E pensare che ho vissuto con te fianco a fianco. Che succede, dannati? Che volete? È un
ladro, un miserabile ladro. Avanti, parla, di chi sei. Io sono un ladro. Fuori, al palo! Questo è il modo con cui ha ricambiato la tua generosità. Sei stato un bel amico. Eccoti. Tu un giorno diventerai il mio braccio destro. Si tradisce, ha portato via Rodriguez. Mettiti in salvo, carico Jack. Attaccando. Presto, con me. Raccomandati all'inferno, calico Jack. La tua ora è venuta. Tu. Restituirti ciò che hai fatto a me. Ricordi quando sono arrivato qui? Mi sono arreso. Che cosa fai tu adesso? Non mi arrendo. Sono io! Siamo in una situazione grave, ma cercate di stare calme, tra poco è l'alba. Noi siamo con te. Chi di voi sa usare una pistola? Io! A me! Presto, sulla collina, senza gridare. Aspettate! Ci siamo anche noi. Spardiero Nero ha ucciso Calico Jack. Noi siamo tutte con te. Andiamo. Mi dispiace, capitano. Siamo amici. Sorvegliate quella parte. Preparate una catasta di legna. Facciamo un segnale verso il mare. Chi ha le armi di voi? Vi insegnerò come si usano. Perché questo fuoco? Se il governatore ha ricevuto il mio messaggio, la flotta spagnola dovrebbe essere al largo. Potrebbe raggiungerci in meno di un'ora. E noi dobbiamo resistere. È l'unica speranza. La flotta spagnola non si vede ancora? No. Sì!
Metteteli giù, al riparo. Carlos! Chi sa che vuole. Cerchiamo di guadagnare tempo. Carlos, vieni giù! Ti devo parlare! No, Carlos, non andare, è un tranello. È un sistema per ritardare l'attacco. Capitano. Che cos'hai da dirmi? Mi sembra che la flotta spagnola sia mancata l'appuntamento. Basta che io miri un po' più in su con i miei cannoni e potrei ammazzarvi tutti e prendermi il documento. Ma siccome non ho nessun vantaggio ad ammazzarvi, ti faccio una proposta. Tu mi dai il documento e io mi ritiro con i miei, eh? Se è solo questo che mi devi dire... Carlos! Carlos... Cerca di non essere stupido una volta nella tua vita. Pensa a te e alla donna che ami. Io ho una barca di cui neanche i miei sanno niente. Tu prendi il documento e ce ne andiamo noi tre insieme. Eh? Tu sei pazzo. Io non capisco. Ci rimetti la pelle, il documento e la donna. Mi vuoi spiegare che convenienza ci trovi? È inutile spiegarti che qualche volta si agisce anche senza convenienza. Non c'è niente da fare. Sei proprio un gentiluomo. Sentimi tu adesso. Ho anch'io una proposta da farti. Questa faccenda non riguarda né ragazze né pirati. È un nostro conto particolare. Se non sei un vigliacco, devi batterti con me solo. Ah, vuoi scherzare? Non vedo perché dovrei combattere per una cosa che posso prendere quando voglio. Allora vieni a prenderla. Va bene. Se vuoi avere la soddisfazione di morire in duello con Sparviero Nero, non posso rifiutartela. In nome della vecchia amicizia. Mi batterò con Sparviero. Se dovessi perdere, nascondi i documenti. Comandante, perché correre rischi? Se con cannonata possiamo sistemarli tutti quanti. Le decisioni le prendo io. Non puoi mettere in gioco nostra vita per tuo capriccio. In questo affare ci sono anch'io e non ti lascerò... Basta! Non discuto con te. Mettiti in guardia, pirata! Thank you.
Ti avevo ordinato di non intervenire. Chi dà gli ordini qui? Da questo momento io. Hai fatto gioco troppo equivoco, Sparviero Nero. Hai tradito tutti noi. Non sei più il nostro capo. Dammi documento. Eccolo. La capanna di Calico Jack è piena di bandiere spagnole. Andiamo a prendere. Ottima idea, Don Pedro. I pirati non si aspettano lo sbarco alle spalle. Ora bisogna mettersi in contatto con il Capitano Herrera al più presto. Comandante, il pirata ha chiesto che sia messo in libertà, come gli è stato promesso. E noi manterremo la promessa. C'è stato utile nell'indicarci la strada, ma non possiamo liberarlo che è operazione conclusa. Vieni. Avanti! Allora voi con le vostre reparti lassù e voi laggiù. Un ottimo pirata.
E tu, un ottimo sergente. Abbiamo finto di bruciarlo, eravamo decisi a tutto. Il mio regalo di fidanzamento. Comandante. Grazie, capitano. Anzi, colonnello. Era un tipo strano. Ormai dorme per sempre con il suo segreto.